È il costo l'incognita maggiore dell'olio toscano, prodotto di eccellenza, noto in tutto il mondo. Proprio in questi giorni vengono raccolte le olive e portate nei frantoi per la frangitura. Operazioni che quest'anno sono colpite da due fattori che incidono sul valore di mercato: l'aumento dell'energia e quello del prezzo del vetro e dei materiali da imballaggio, che in virtù della scarsità di materie prime sono saliti. Per questo assicurarsi olio per attività e famiglie sarà più oneroso. Il problema resta il costo dell'energia. I frantoi lavorano molto in questo periodo, lavorano H24 e quindi l'aumento del costo dell'energia inciderà molto sul costo dell'olio, insieme al costo dell'energia e al costo del vetro, del packaging nel suo complesso. Inciderà molto sul costo dell'olio, sia per la difficoltà in alcune situazioni anche di reperire le bottiglie in vetro e i contenitori, e anche per i costi, perché fino all'ultimo secondo le aziende non sono in grado di sapere quanto gli costerà la bottiglia di vetro e quanto gli costerà il contenitore. La raccolta si sta presentando estremamente redditizia. La produzione regionale, nonostante qualche problema legato alla prolungata siccità, è di alta qualità, un aspetto che, seppur in piccola parte, può aiutare a giustificare il costo aumentato. Siamo abbastanza soddisfatti per la quantità e la qualità, anche se è un po' a macchia di leopardo. Ci sono alcune zone dove la quantità è molto abbondante, zone dove, che invece hanno sofferto di più per la siccità che abbiamo avuto quest'estate, però sommariamente direi che l'olio della Toscana sarà quest'anno un olio di grande qualità, molto buono.